Capitolo 1127. È il primo capitolo di una saga. Elbaf inizia con il 1127. Solitamente i primi capitoli non sono mai così straordinari. Semplicemente perché Oda deve un po' introdurre la nuova saga. E si inizia a capire un po' quale sarà l'andamento dei capitoli, quale sarà il mood. Vediamo i Mugiwara magari vestiti, no? Con nuovi indumenti. Scopriamo un po' il territorio che circonda appunto i Mugiwara della nuova isola. Vediamo nuovi personaggi, animali. Scopriamo qualcosa sulle credenze del luogo. Quindi Oda fa un po' un'introduzione con questo 1127. Introduzione che continuerà sicuramente anche nei prossimi capitoli. Poi a un certo punto, quando usi e costumi della nuova saga ci saranno chiari, entreremo un pochino di più all'interno della storia. Ovviamente, questo non è un capitolo spettacolare, non è un capitolo che ci soddisfa dal punto di vista delle rivelazioni. Però cosa dico ogni volta qui, quando ci sono soprattutto capitoli di questo tipo? Bisogna godersi il momento. Momento. Ora, qualcuno, mi è arrivata voce, ho letto qualcosina, non ha capito benissimo cosa intendo quando parlo di momento, quando dico che bisogna godersi il momento. Qualcuno non l'ha presa benissimo, cioè nel senso non ha compreso. Non dico assolutamente che bisogna farsi andare bene tutto, basta che c'è, che ci sia la tavola interessante. Non è quello. Godersi il momento non significa farsi andare bene qualsiasi cosa. Godersi il momento vuol dire anche criticare una determinata scena, dire non mi piace questa cosa. Quello a cui mi riferisco quando insisto con momento è il provare a cambiare la prospettiva, l'angolazione dalla quale si analizza il capitolo. Non analizziamo il capitolo considerando tutta la storia di One Piece, andando a inserire questo 1127 in tutti gli altri capitoli. Non facciamo sempre questa cosa. È ovvio che se a ogni capitolo, ogni settimana, andiamo a cercare, no? In ogni capitolo andiamo a cercare rivelazioni o questioni che riguardano tutta la macro mitologia, macro storia di One Piece, molte volte finiamo per restare delusi. Perché è impossibile che in ogni capitolo ci sia qualcosa che riguarda la storia completa, principale del manga. Quando io dico godiamoci il momento, vuol dire analizziamo il capitolo, focalizziamoci semplicemente su quello che accade in queste pagine questa settimana, senza pensare a ciò che c'è stato prima, senza pensare a ciò che ci sarà dopo. Poi, dopo, quando avremo magari una visione d'insieme, analizziamo anche tutto. Ma visto che One Piece è intrattenimento, un intrattenimento che ci viene dato settimanalmente, concentriamoci su quelle che sono le pagine di quella settimana. Godiamocele, guardiamocele, vediamo cosa ci piace, vediamo cosa non ci piace. Credo che sia difficile dire in modo
molto superficiale. Questo capitolo è brutto, questo capitolo è bello. In ogni capitolo ci possono essere cose che ci piacciono più o meno, di più, cose che ci piacciono di meno. Cioè, e ci sono varie cose all'interno di un capitolo. In questo 1127, per esempio, di negativo c'è il fatto che è un pochino breve, no? Il fatto che me lo diceva anche Francesco, ora, che questa sera pare non esserci, pare che ci siano un pochino di errori, tipo Rufy che dice Gear Fourth e invece usa il Gear Third, la spada di Nami che sparisce e non si sa, e poi riappare, no? Come se Oda se la fosse scordata. Di positivo possiamo dire che c'è un ritorno, almeno a me ha dato quella sensazione, all'avventura più semplice. I Mugiwara che si ritrovano in un nuovo luogo, non conoscono nulla e iniziano a vivere quel luogo, a muoversi, a fare esperienza con ciò che si trovano intorno. Quindi è una scoperta. Questo capitolo è una prima scoperta di una saga che aspettiamo da tempo. Anche solo vedere comunque la ciurma vestita con questi indumenti è un qualcosa di positivo. Rufy con l'elmo da vichingo, col sorriso, è sfizio, è bellino, no? E anche tutta la questione del capitolo che comincia con i giganti che sono preoccupati di tutti gli incidenti che stanno accadendo ad Elbaf, no? C'è un incendio, il dio orecchiuto, no? Il dio dalle orecchie grosse è caduto, le api stanno cadendo a terra, si preoccupano, dicono che cosa sta accadendo, e poi nel finale scopriamo che sono i Mugiwara ad aver creato tutte quelle problematiche. Cioè, i Mugiwara sono andati su una nuova isola e con una calma incredibile hanno iniziato, soprattutto Zoro, Sanji e Rufy, a fare come gli pare e hanno già, si sono magnati un dio, stanno per bruciare un bosco in cui nelle vicinanze c'è un albero sacro e prendono a schiaffi qualsiasi animale che si trovano di fronte, con tutta la tranquillità. Sono arrivati i Mugiwara in un luogo sacro, in un luogo dove la religione è centrale, dove le credenze sono centrali, dove ci sono determinati usi e costumi da rispettare. Sembra che addirittura ce ne siano più qui, da questo inizio, che a Wano. E invece arrivano loro che sono liberi, possiamo dire, da qualsiasi credo, da qualsiasi fede, e buttano dentro quest'isola la loro libertà. Sconvolgono in poche pagine la sicurezza dei giganti. E i Mugiwara sono sempre stati un tornado, un cataclisma per le isole che hanno visitato. Vanno in un luogo e cambiano totalmente lo stato di quell'isola, lo capovolgono, lo rivoluzionano. Io dico da settimane che Elbaf ha delle questioni interne che devono essere risolte. Quando i Mugiwara mettono piede su un'isola, c'è sempre qualche problematica di cui Rufy e gli altri devono farsi carico. E già qua vediamo qualcosina, già qua vediamo come i Mugiwara possono cambiare il luogo. Il coniglio
è sacro, loro arrivano lì e se lo mangiano. E quindi rischiano anche di creare una sorta di incidente. Quindi, quale sarà il cataclisma che provocheranno i Mugiwara? Quale sarà il cambiamento? Cosa realizzeranno? Dopo, quando i Mugiwara andranno via, cosa ne sarà di Elbaf? Come cambierà quest'isola? È davvero interessante iniziare a scoprire, come dicevo all'inizio, un po' le questioni politiche, sociali di questa nuova isola. No? Vediamo che c'è Yggdrasil, quindi albero sacro, c'è una divinità del sole a cui vogliono andare, i giganti vogliono chiedere aiuto dopo che c'è stato l'incendio, c'è un animale che viene creduto un dio, quindi stiamo scoprendo gli usi, ripeto, e i costumi di Elbaf per poi vederli sconvolti. E lo sconvolgimento è già cominciato con questi tre tizi che con tutta la calma del mondo portano quella loro libertà, quella loro anarchia quasi in un luogo dove esistono delle regole e delle leggi ben chiare. Sono curiosissimo di scoprire le credenze dei giganti, la mitologia di questa terra, quanto Oda prenderà da quella che è la mitologia norrena. Abbiamo già cominciato con Yggdrasil e ciò che mi incuriosisce ancora di più non sono tanto i riferimenti che farà a quello che è stato, no, il nostro mondo, no, a quella che è la mitologia norrena nel nostro mondo, ma, ripeto, mi incuriosisce vedere come Oda andrà a inserire gli elementi della mitologia norrena all'interno della storia di One Piece. Abbiamo visto Yggdrasil. Cosa significa Yggdrasil nel mondo di One Piece? Qual è il ruolo di questo albero? È considerato sacro dai giganti, ok, ma ha un qualche potere, ha una qualche importanza anche al di fuori di Elbaf? Vedremo. Tra l'altro, interessante anche il fatto che sull'isola ci siano i 5 Mugiwara originali, quelli che hanno giurato sul barile, no? Ruffy, Zoro, Sanji, Nami e Usopp. Quelli del mare orientale, che hanno iniziato la loro avventura lì, e sono entrati insieme nella Grand Line. Chissà quando arriveranno gli altri. Sicuramente arriveranno, si riuniranno, però per ora tanta, tanta curiosità. E questo capitolo si intitola Avventura nel regno misterioso, nel paese del mistero. Sarà secondo me una saga strana, come è stato strano questo capitolo, questo gatto, questo castello piccolino con animali giganti, il gatto che si trasforma in leone. Del resto Elbaf, al contrario, è feeble. Ci saranno sicuramente tanti elementi legati alle fiabe, alle favole, ai racconti, no? E quindi potremmo davvero assistere a una saga anche alquanto strana. Potrebbe essere qualcosa di totalmente diverso da quello che abbiamo sempre letto in One Piece. Del resto Oda ha sempre detto: io non ho bisogno di creare altre storie. Con One Piece posso fare tutto. Se volessi disegnare un manga sullo sport, basterebbe far approdare Mugiwara sull'isola dello sport.
Questa è l'isola delle favole, delle fiabe, della mitologia norrena, magari dei giganti, e chissà, c'è anche qualche nano, non lo so. Però ci sono tanti elementi fantastici. Forse questa, per quanto One Piece sia un mondo fantastico, questa è la saga della fantasia più pura. E tant'è che venerano il dio del sole, che ha il potere di rendere reale qualsiasi sua fantasia, no? Quindi sono curiosissimo di vedere Oda come utilizzerà la propria fantasia per portarci settimana dopo settimana il mondo delle fiabe nel manga. Il mondo della fantasia, appunto. E mi fermo qua.